Benvenuti sul canale Le News Kiwi 2. Parliamo di Pamela Pericciolo che ieri a Laimono nella D'Urso ha dato la sua verità. Dopo tanti giri di parole ha confessato che lei, Eliana Michelacci e Pamela Prati hanno inventato Mark Caltagirone. Hanno assunto questo bambino iscrivendolo all'agenzia di Eliana Michelacci, quindi ha ricevuto un compenso, cosa che invece ha negato l'avvocato della madre del bambino. Poi va a vedere chi è che dice la verità. Tra i due. Hanno ingaggiato anche un'altra donna che doveva fare la parte della zia di questo Mark Caltagirone. Hanno cercato di renderlo quanto più reale possibile. Perché? Per coprire una bugia detta da Pamela Prati. Qual è questa bugia? Al ristorante di Pamela Pericciolo andava ogni tanto un uomo che si chiamava Marco Calta, che voleva conoscere Pamela Prati, gli parlava sempre di lei e quindi la Pericciola ha messo in contatto quest'uomo con Pamela Prati. E Pamela Prati ha iniziato a chattare con lui tramite social. E una chat dopo l'altra, dopo 2 giorni, già ha iniziato a dire che si era fidanzata e che si volevano sposare, eccetera, eccetera. Dal momento in cui Pamela Prati ha iniziato a parlare di matrimonio con questo Marco Calta, quest'uomo non è andato più al ristorante di Pamela Pericciolo e la stessa non l'ha visto più e non l'ha sentito più. Inoltre, la Pericciolo aveva dato a questo Marco Calta anche una SIM per il cellulare intestata alla sua azienda, in modo da poter contattare Barbara D'Urso e i suoi programmi, perché lui voleva investire, essendo un imprenditore, in programmi più famosi. Quindi, per coprire la bugia di Pamela Prati, che già aveva dichiarato pubblicamente che si doveva sposare, le tre hanno iniziato a creare questo Mark Caltagirone, a fare in modo che tutti ci credessero perché non sapevano più come uscirne. Questa è la verità detta da Pamela Pericciolo ieri sera a Laimono nella D'Urso. Poi, per quanto riguarda Simone Coppi e il cugino Danny Coppi, la Pericciolo se ne tira fuori. Dice che sono passati 9 anni, nessuno ha mai denunciato la cosa, non ci sono transazioni per risalire a lei. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto. Noi ci vediamo con le prossime news.